perché uno non fa che c'è la SIM che non fa. Questa è la richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica. Quindi stiamo parlando di una nave spagnola autorizzata per avere a bordo 19 persone che ne raccolse 162 in acque libiche e maltesi, che disse di no allo sbarco a Malta, che disse no a un porto spagnolo, che disse di no a un secondo porto spagnolo, che disse di no alla proposta spagnola, visto che era una nave spagnola, di mandare in Italia una nave militare spagnola per prendere a bordo gli immigrati e portarli in Spagna, e quindi mise a rischio la salute dei 147 immigrati a bordo, due dei quali sono ancora oggi in carcere, reati stia cercando di capire, 44 dei presunti sequestrati sono scomparsi, nel senso che sono scappati per il resto del mondo, e a processo c'è un ministro che, senza che si sia registrato un morto o un ferito, ha difeso la dignità, i confini, la sicurezza e le leggi del paese che stava rappresentando. Nave spagnola, no a Malta, no alla Spagna, no alla nave militare spagnola, al di fuori di ogni limite, di ogni regola e della dignità anche degli ospiti, due dei quali in galera, 44 dei quali spariti, ma nell'aula bunker del Tribunale di Palermo, dove si sono celebrati i processi di mafia, c'è il ministro che ha difeso il suo paese e ha salvato le vite. Salvini, questa è la piccola storia di quello che sta succedendo. Torno dentro, ascolto le decisioni del Consiglio.